Siamo davanti all'antico monastero di Sant'Agata, ex sede dell'ospedale Trigona, in evidente degrado. Negli ultimi giorni l'ospedale ha subito un piccolo crollo di una delle due porte di entrata, esattamente quella da cui entravano le ambulanze quando appunto l'ospedale era attivo. Siamo qui con il dottore Tiberio, esponente dell'associazione Noto Ambiente e profondo conoscitore delle problematiche ambientali e dei beni culturali della città di Noto. Si è occupato per molto tempo dell'ospedale Trigona, dell'ex ospedale Trigona, che ha una lunga storia alle spalle e ci spiegherà insomma ecco come siamo arrivati a un degrado del genere nel pieno cuore della città di Noto. Prego. Ma certo che la prima sensazione che uno prova davanti al panorama che siamo stati costretti a vedere a seguito del crollo della porta, del portone secondario di ingresso all'ospedale Trigona, è quella della tristezza, quella dell'angoscia. Perché noi abbiamo lasciato questo ospedale nel 1982-83, quando ci siamo trasferiti nel nuovo ospedale, nella nuova struttura, in perfette condizioni di agibilità. Da lì in poi quello che è successo è ancora difficile da capire, perché negli anni 80 sono iniziati dei lavori che dovevano essere finalizzati a un cambio di destinazione d'uso. Sono stati spesi qualcosa come 600 milioni delle vecchie lire, poi questi lavori sono stati interrotti. E da lì quello che vediamo è sotto gli occhi di tutti, è una situazione di gravissimo degrado, è qualcosa che ci porta a fare inevitabilmente delle considerazioni, specialmente nel momento in cui abbiamo appena finito con le celebrazioni del decennale UNESCO. Non dimentichiamo che Noto è inserita nella lista dei patrimoni UNESCO. Mi chiedo forse se ci siamo dimenticati che anche il piano alto appartiene al patrimonio dell'umanità, perché l'ospedale Trigona è una parte fondamentale del nostro centro storico, apparteneva al monastero Sant'Agata e oggi sia per le foto che sono state recapitate in passato a noi, sia per quello che ci è dato vedere nel momento in cui il portone crolla, ci accorgiamo che questa struttura versa in condizioni angoscianti. In quello che era una volta il giardino esterno, parcheggio eccetera, c'è un proliferare di discariche. All'interno mancano gli infissi, se non altro gli infissi provvisori, perché sono caduti e oggi la struttura sta rischiando di diventare una concimaia, perché i piccioni evidentemente ci passano la notte. Il controsoffitto del secondo piano è chiaramente fessurato. Stiamo facendo un riassunto di tutto quello che abbiamo già denunciato, fra parentesi. E non sappiamo se ci siano danni nelle strutture portanti. L'umido ha fatto la sua parte ed oggi, a distanza di anni, siamo costretti a ritornare, circa due anni, siamo costretti a ritornare sull'argomento, perché gli interlocutori a cui avevamo posto la questione relativa agli interventi, insomma, urgenza da fare per mettere in sicurezza la struttura, e cioè le amministrazioni comunali, la spot di Siracusa, nella migliore delle ipotesi, quando ci hanno risposto, ci hanno detto che si aspettava l'insediamento di un membro di una commissione che doveva procedere a un'ispezione, alla valutazione degli interventi da fare in somma urgenza e quindi alla valutazione relativa al cambio di destinazione d'uso. Vorremmo ricordare a tutti che nel tempo passa, i danni diventano maggiori, le spese che poi come cittadini dovremo sobbarcarci, perché poi chiaramente le pagheremo noi e non le pagherà la politica, saranno sempre maggiori. Tra l'altro ribadisco che siamo all'interno di un patrimonio che è patrimonio UNESCO. Vorrei capire, nel momento in cui si dà la cittadinanza onoraria meritatissima a Ray Bondin, se qualcuno gli ha fatto notare che questa parte fondamentale del nostro centro storico la stiamo perdendo. Vorrei spendere soltanto una parola in più per la chiesa di Sant'Agata, annessa appunto al monastero, che aspetta da anni dei restauri, sia per quanto riguarda l'altare, sia per quanto riguarda la sistemazione dei pavimenti che sono stati portati via e mai rimessi al loro posto, e siamo ancora qui a aspettare di avere delle risposte esaurienti, ripeto, sia dall'aspotto che dall'amministrazione comunale. Grazie.